seconda fila Eloisa Ciami uscì Miss Italia. Un anno è passato, Miss Italia ha fatto il gran volo. Siamo a Ciampino. La Ciami torna da Istanbul dove è stata eletta Miss Europa. All'attrice Tina Bottin, che è tra le prime ad abbracciarla, Eloisa racconta le emozioni della gara. Il crollo della passerella prima della decisiva sfilata in bikini. Le controffensive dopo il verdetto della francese che contestava di aver avuto la febbre e di essere calata a difetto. Sera in un locale romano. Eloisa deterge il vetro che la separa dalla macchina da presa. Intende di provarsi nel cinema. Poi spiega ai giornalisti che il malumore del fidanzato e della famiglia sono cronaca romanzata. Prima che con lo schermo, Eloisa si cimenta con l'obiettivo. Vuole mostrarsi come si elegge una Miss. L'obiettivo era a lunga portata, ha varcato l'oceano. 42 stati e territori hanno mandato la loro bellissima ad Atlantic City per la conquista del titolo americano. La vincitrice avrà subito una borsa di studio, ma anche una borsa con $50,000. Non discutiamo i risultati. Fate bene attenzione. A noi non piace. E a voi? Questo saggio di abilità materna è una delle prove per il titolo di Miss America. Dopo la signorina si legge ad Asbury Park la signora. Ma le virtù casalinghe non esimono da uno specifico esame di altre qualità più strettamente personali. Matrimonio e maternità sembra che conferiscano una dolcezza di stagione più piena. È l'anno della Pennsylvania, decisamente. Applausi alla signora, complimenti al marito e auguri ai figli. Ma questo si arrampica già verso il posto di principe ereditario. Ha sbagliato indirizzo perché la gara della sua categoria si svolge alla Mostra Nazionale del Canada. Qui per fortuna i concorrenti non si presentano con sorrisi stilizzati. Questo vuol tenere segreto il proprio peso. Non capiscono bene che cosa si voglia da loro, salvo i tipi navigati, eh? I veri marinai. E una addirittura ha varcato il mare. Baby America ha 15 mesi, 16 denti ed esprime benissimo la gioia della mamma.